pare un dato fornito da Giorgio Beretta, che è uno degli studiosi italiani più importanti del fenomeno degli armamenti, che dice che equivale in termini percentuali a quello che produce l'industria dei giocattoli. Qui torniamo tolti a giochi preziosi, tolti i videogame. Tanti videogame che poi diciamo non sono più neanche giocattoli. E torno un momento sulla, poi ci ritorno su questo, sulla faccenda, la gente dice, il Parlamento ignora. Credo che ci siano due elementi. Uno che riguarda gli ultimi parlamenti che noi abbiamo avuto, con una capacità di ascolto molto più bassa dei precedenti, quindi che significa con parlamentari, con una cultura della pace molto minore di quella che avevamo prima. E questo è stato un problema, nel senso che comunque prima c'era la possibilità di fare delle audizioni, incontrare i parlamentari, sono piccoli passi naturalmente, però come dire è il riconoscimento politico che diciamo la società civile esprime un pensiero che non è solo quello delle manifestazioni, è quello poi di andare a incidere sulle leggi, perché poi sono le leggi che cambiano le cose. Poi penso che se avremo tempo parleremo anche della legge sulle cartucce da calcio. Sulla faccenda della rilevanza in termini di prodotto interno lordo e quindi di occupazione, i dati, perché poi la cosa importante è questa dei dati, e su questo mi piacerebbe fare una riflessione con te, perché i dati sono una cosa abbastanza oggettiva. Questa industria conta poco, il che significa in altre parole che ne potremmo fare a meno. Non stiamo parlando della grande siderurgia, non stiamo parlando delle manifatture alimentari che, come possiamo notare, vanno per la maggiore. Potremmo farne a meno. Che poi sia un'eccellenza in termini di ricerca tecnologica, questo naturalmente anche un bambino capirebbe, che basta spostare i soldi della ricerca dalla Leonardo alle università, anziché invece fare degli accordi dove la Leonardo si serve delle università per fare in modo che esista un'eccellenza sulla ricerca che può guardare la fibra ottica oppure le cose che riguardano la sanità e così via. I dati dicono questo, e la cosa che credo ci interessasse di più, che ci interessa anche come Atlante, è che più che cercare di convincere che la guerra è una brutta cosa, fornire gli elementi per cui uno ci arrivi da solo. Questo significa per noi non stare a perdere troppo tempo sul tentativo di capire chi ha torto e chi ha ragione. Mi spiego in altri termini. Uno rischia di avvitarsi sul dibattito che riguarda l'Ucraina per dire ma quelli lì hanno invaso, quindi sono i cattivi, quelli si difendono, quindi sono i buoni, dimenticandosi che 20 anni fa noi abbiamo invaso un paese sovrano che era l'Afghanistan, però non l'abbiamo chiamata invasione. C'è stato un movimento di difesa, erano i talebani, piaccia o non piaccia, era così, ma non li abbiamo chiamati dei difensori che legittimamente avevano il diritto di cacciare degli eserciti stranieri. Quindi ecco perché diciamo tante volte i dati e il tentativo di una certa oggettività aiutano poi ciascuno a capire che è il meccanismo della guerra in sé quello che va combattuto, perché le guerre non sono mai giuste, ma questo lo dico io, non voglio lanciarlo come messaggio. Il mio messaggio è soltanto, il nostro messaggio è soltanto, questi sono i dati, le cose che avvengono. C'è solo un avvertimento che facciamo ai nostri lettori: tentiamo di essere imparziali. Parziali vuol dire che se la polizia ha picchiato 10 studenti, ha picchiato 10 studenti e non 12, che se gli studenti hanno picchiato un poliziotto non è che questa cosa non si dice perché non va bene, no, i dati bisogna mettere. C'è un'avvertenza, cerchiamo di essere imparziali, non siamo neutrali. Siccome c'è sempre un punto di vista nell'osservazione delle cose, il nostro punto di vista è quello delle vittime. Non ci interessa osservare la guerra
dalla torretta di un Leopard, dove forse si vede meglio diciamo il campo di battaglia, ma ovviamente si è sul carro armato di qualcuno. Cerchiamo di osservare la guerra dal punto di vista di chi poi ne paga le conseguenze.